Goober. Lumos. Buongiorno, che piacere avervi qui. Vi introduco le mie idee. Abbiamo 4 ore. 4 ore. Ce la farò. 4 ore nelle quali vorrei dedicare una primissima parte non in game, ma... Vi faccio vedere. Perché credo possa divertirvi. Credo possa divertirvi nel mentre... Che ne pensate se facciamo questo? Perché si può collegare al salvataggio. Cioè noi potremmo effettivamente fare il test e scoprire il mio destino. Allora, vediamo. Get sorted now. Ah! Ma sono domande così... Aspetta, facciamo una cosa. Mettiamo, che so, un background musicale che non sia copyrighted magari. Fiume o foresta? Fiume. Una volta in ogni secolo, The Flutterby Bush produce un fiore che adatta il suo odore per attrarre gli ignari. Se dovesse attirare te, odorerebbe di... Ah, è quella originale? O no? Vabbè, ma è comunque una musichetta di background. Dai! Harry Potter relaxing cover. Vabbè, facciamo una cosa. Me la faccio semplice. Ecco. Suka copyright. Il mare. Casa. Crackling log fire. Fresh parchment. No. Per quello che sono oggi, per quello che è la mia vita e per la mancanza che ho di certe libertà, io andrei sul mare. Un troll è andato in berserk. E vabbè, non c'è risposta. Bisogna levarsi dalle palle. Sta per spaccare insostituibili oggetti e tesori. In quale ordine salveresti questi oggetti dalla clava del troll se potessi? Oh, me ne frega niente. Tardi nella notte, camminando da solo nell'oscurità di una strada, senti un suono peculiare che credi che abbia un'origine magica. Cosa fai? Ma che cagasotto, ma ti prego. Ovviamente questo. Tieni la bacchetta di nascosto così non espliciti il tuo potere e la tua capacità di poter reagire a qualunque cosa. Intanto ti concentri per castare un incantesimo e tieni d'occhio quello che succede. Se tu dovessi avere un qualunque potere, quale sarebbe? Quello di leggere le menti. Di cambiare il passato. Ragazzi, ma che scema, che domande. L'invisibile... Ma sì, vabbè, certo. Come no? Come? Certo. Sbirciamo qualche tetta e andiamo all'interno di qualche stanza a origliare le persone rispetto a cambiare il passato. Il potere di parlare agli animali. La capacità di poter cambiare la tua apparenza a volontà. Amici miei, scusate, eh. Se tu partecipassi a Hogwarts, che pet vorresti? Gatto, rospo, guap, stiamo scherzando? Oh! 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 Oh mio Dio! Oh! Screech al mio elmo, è vero. Però... questo è così morbido. Non vorrei l'animale morbido, grasso e divertente. Vorrei sembrare un figo. Cioè, dovrei essere quello che fa... Guardate il gufo di Mike. La dice lunga su di lui. Se avessi la scelta, preferiresti inventare una pozione che ti permetterebbe di avere gloria, amore, potere, saggezza? Ma scusate, ma anche qui sono cose che implicitamente, in base al tuo carattere, alla tua mente, il tuo spirito, la tua anima, le tue capacità, puoi ottenere una volta ottenuto il potere. Testa. Sono pronto a Grifondoro. Vediamo. Io pensavo Corvo Nero. Ah! Ah, però! Ok! No, l'ho già fatto. Ah, discover your wand. Sono alto. Brown. Even. Determinazione, immaginazione, resilienza, intelligenza, originalità, ottimismo, gentilezza. Viaggiando da solo in una strada deserta. Hai un bivio. Mare. Hai più paura di fuoco, oscurità, isolamento, altezza, spazi piccoli. Oddio, io ho un problema con le paure perché non ho particolari fobie. Metterò oscurità perché non accetterei nella mia vita di essere cieco. In una chest, in uno scrigno di magici artefatti, cosa sceglieresti? Daga d'argento, specchio ornato, gioiello che brilla, pergamena sigillata, chiave d'oro, bottiglia sporca, ma sei scemo. Guanto nero. Acacia wood. Una bacchetta molto inusuale che ho scoperto crea delle eccentriche bacchette che spesso si rifiutano di produrre magia
per nessun altro che non sia il proprio possessore. Manca il Patronus. Ma che figata. Ma... Anche non scegliere una scelta. Ma è un gatto Nebelung. Che figata comunque, ragazzi. Ok. Allora, andiamo, let's go. Lettura del menu disattivata. Premi tasto L2 per attivarla. La mia anima è vostra. Siamo lieti di informarla. Lei ha diritto a frequentare il quinto anno alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. L'anno scolastico inizia il 1 settembre. Le sono stati forniti i materiali iniziali necessari per le lezioni, che troverà con sé durante il suo viaggio verso il castello. From Peach. Eccoci. Allora, il personaggio che creeremo è un lurido pezzo di merda. Non sarò me stesso. Let's go. Maiku Amel. Grazie, mano. Professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... The fuck? Oh, Eleazar! Josh! Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Ho ricevuto questo. Non posso aprirlo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? La barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Bravo. Resisti! Questo è un buon inizio. Figata! Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Signori, dove siamo? Non ne ho idea. Vuole dare un'occhiata in giro? Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Scusate la quattanza di farlo di spalle. Eccellente. Ah, ma c'è un forziere. Monete. Qui abbiamo una prima dimostrazione di quanto sia completamente rotta la magia di Harry Potter. Preparo. Va bene. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Questo lo vediamo solo noi. Professor Fig! Guardate che roba. Che strano. Il nome di Merlino. Cosa... Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Indaghiamo. Scusi? Scusi? Grazie. Ma non può essere. Solo un attimo, Ecco che... Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Precisamente.
la chiave? Oh, sì, ma certo. Dopo di voi. Camera, no. Camera 12. Ah, che giornata! Prego, avanti. Quel bracciale che puzza tantissimo. Non puoi non notare quel bracciale. Grazie dell'aiuto. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei... A posto. Buona fortuna. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Revelio! Lì! Ho visto qualcosa! Revelio! Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Lumos! Lì c'è altra magia antica. Fig, non ho ancora Lumos. Va bene, story driven game. Vedo qualcosa più avanti. L'ho visto anch'io, cos'è? Prima. Che bello l'effetto acquatico. Lumos! Che è successo? Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Quella statua. Quale statua? Vedo una statua. O meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Revelio! Immagino sia questo. Un attimo. Quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare Lumos. Sì, ti prego, fammi lanciare Lumos. Oh, finalmente. Lumos! Ben fatto. Ora il riflesso si sta girando verso di me. È veramente bellino l'effetto della luce. Il fatto che abbia una spada però preoccupa. Sono inchinati. Non sono inchinati. Non sono inchinati! Proteggo! Scusa, ma io non posso fare niente! Qui si muore! La tisana. Sì, sì, vabbè. Ragazzi, non si attacca mai prima di compiere il compito nello schermo. Mi seguite da anni. Come vi viene in mente? Tra un po' portami la medicina, perché devo... Stammi accanto! Lumos! Professore! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Somebody! E ora dove dovrei andare? Che succede? Questa energia, secondo voi, è... The Elden Ring. È super specifica! Revelio! Oh! Revelio! Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Il fatto è che non ha molto senso. Scusate, eh. Che bello le riposte. Oh! Sono il Perry Master. Non vedo nulla. Devo muovermi. Wow. Ma è una cosa gigantesca. Cosa voleva il possessore di quella chiave? Ma non è un sistema di difesa questo, ragazzi. È palesemente non un sistema di difesa. Questo non è un patto di sangue. Eccoti qui. Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Perché dove vedi i pensieri? Non è una bacinella. È un pensatoio. Per vedere i ricordi. Ora sono curioso. Che bel effetto.
brividine. L'hai nascosta bene? Fin troppo. La strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Ah, merda! Si sta togliendo il ricordo per metterlo nel pensatoio, ma poi gli rimane quello che ha fatto? Il bagliore che li circondava? Ah, sì, signore. Posso vedere la magia. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? È bello che reagisce dopo. Questo lui. Questo non ti riguarda. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Parmigiano. Ora, dove eravamo? Io non ti darò niente. Eccoci. Questo è un sistema di sicurezza. Avete capito la differenza? Professore! Va tutto bene? Sì, signore. Dove siamo? Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Ah, merda, ci stanno pullando la... Ah, oddio. Merda. Lo sapete che potete supportare Goober ancora di più? Esatto, andate su abbonamenti e scegliete Gooberone e potrete guardare i video di Goober in anteprima rispetto agli altri. E se siete già abbonati potete modificare il vostro livello in modo semplice e veloce. E infine, Goober Love. Ciao Goober! Salutiamo Goober che è in chat, ciao bello! Beh, lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Pronto per la cerimonia? Sanno del mio arrivo, immagino. Come nella lettera, no? Saremmo stati in ritardo, immagino. Anche. Eh sì, siamo in ritardo. Marcio. Proprio... Lercio. Lurido, svergognato, schifoso! Phineas Nigellus Black. Ah! Preparati a incontrare il preside. Lo smistamento è finito. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Ok.
figo. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Intendeva... Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di iniziare le lezioni. Hai da poco scoperto di possedere una rara abilità. Sento l'ambizione crescere dentro di te, così come il desiderio di potere. Può essere. Forse appartieni a Serpe Verde. Potrebbe essere giusto. Nota per l'astuzia, l'ambizione e la brama di potere. Appartieni a Serpe Verde! Oh, ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa Paraculo. Stagione di Quidditch è stata cancellata. Questo è l'ingresso alla sala comune di Serpe Verde. Per entrare devi solo pronunciare la parola d'ordine. Eclettico. Ambizione. Che figo. Passa una buona prima notte a Hogwarts e sogni d'oro. Mamma mia, ragazzi, l'estetica comunque. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. È Rapture questa. Posso rubare la frutta. Oh, specchio. Siamo Lupoli! Sì, sì, siamo assolutamente PlayStation 1 style. Il modo in cui girerà su Switch sarà affascinante. Viene veramente voglia di aumentare il volume della musica quanto più possibile. C'è uno studio di costruzione del respiro dell'ambiente che è fenomenale. Comunque, lo vedete? La quantità numerica di dettagli. Ma credo che questa sia più o meno la stessa qualità degli interni e dei dettagli della mappa di Scarlatto e Violetto. Io ancora non l'ho giocato, ma mi aspetto una cosa più o meno così. Siamo lì più o meno, no? Sarà meglio presentarsi. Imelda, Infaustus e Sebastian. Serpe Verde ha anche i nomi più fighi. Ma io posso anche fare questo? Lumos! Oh, pazzesco. Sapete che io distruggo il lighting dei videogiochi per poterlo illuminare. Non ai bagni. Un sacco complessi. Stai per me? Posso andarci. Perché è il dormitorio femminile. Fantastico. Ah, sei il nuovo arrivo. Sono Sebastian Sallow. Benvenuto a Serpe Verde. Grazie. Poveretto, che brutta fine. Per fortuna tu e Fig state bene. Beh, no, non è stato eccitante, santo Dio, ma perché chi può trovarlo eccitante? Pensa a sistemarti, ne riparleremo un'altra volta. Che libro stavi leggendo? Un libro di incantesimi. Ci sono diverse cose interessanti, ma non esattamente quello che cercavo. Mi stai dicendo che ci sono degli incantesimi non insegnati a Hogwarts? Da? Quali? Ho incontrato uno spirito affine, a quanto pare. Ma ne riparleremo un'altra volta. Ce n'è uno, per esempio, che si chiama Vada. Questo è Draco dell'Idolo. Ah, visto il brusio sollevatosi nella sala comune, presumo tu sia il nuovo studente del quinto anno. Piacere, Infaustus. Infaustus Gaunt. Quindi è un personaggio importante. E parrebbe cieco, sì. Se hai bisogno di aiuto per orientarti in questi primi giorni qui, non esitare a chiedere, anche se ne dubito. Beh, non vorrei essere offensivo, ma per orientarmi non chiederei a te, forse. Però, magari in realtà... Ti aspettavi di finire nel Serpe Verde? Sì. No. La mia famiglia, dal lato di mio padre, discende direttamente da Salazar Serpe Verde. Ah, vedi? Uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Non è che io ne vada particolarmente fiero. Era ossessionato dalla genealogia. Un vero maniaco della purezza del sangue. Felice di averti conosciuto. Il piacere è tutto mio. Fatti vedere ogni tanto. Wow, 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 wow!
Lo sprint ottenuto. Abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. La corruzione. Oh mamma mia, guardate in alto a destra, 150 solo nella scuola. Ok. Come, scusa? Ammazza, ma quanto è grande il castello? Ecco perché ci hanno messo anni a farlo così e così bene. Vabbè, va premiato comunque. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede 2 lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. Oh, ciao, sono Lenora. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. Ho scoperto che lanciando Lumos si ottiene un qualche effetto. Lumos! Se per caso ti viene un... Quel punto potrebbe essere un indizio. Ehi! Merda! Ah, possiamo vedere tutti gli incantesimi. Vediamo. Accio. Salute. Avvicina a te una varietà di oggetti... Scusate. Oggetti nemici. Si è spaventato il libro. Mi serve accio. Revenio. Questa statua dal sorriso ossequioso rappresenta Gregory il Viscido, mago famoso per aver inventato l'unzione untuosa di Gregory. A me sembra body shaming. Dite così... solo perché è grasso. Una pozione che fa credere a chi la beve di essere il miglior amico di chi la somministra. Stronzo. Ah, è viscido davvero. Lumos. Rimettiamoti al tuo posto, creaturina. Oh, che cosa carina. Quindi, insomma, Lenora è una pippa incredibile. Sapevo che c'era un collegamento. Devo dire a Lenora che ho risolto l'enigma della cornice vuota. Lenora, ho risolto il mistero di quel dipinto. Cosa? Come? Con un QI di 70. Basta quello. Scusa. Ma queste urla terribili. Posso andare avanti così per tutta l'eternità. Sono cambiato. Che figo. Un gatto. In bagno. Dirmelo. È abbigliamento babbano quello, vero? Si riconosce subito. È così sciallo. Emotional. Bella classista di merda comunque. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Possiamo iniziare? Benvenuti al 5° anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Accio. Niente male. Stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi. Beh, è stata una lezione impegnativa. Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Va bene. Faccio. Splendido. Non ti preoccupare. Un controllo eccellente. Capita anche ai migliori. Molto R2 bene, punti per Serpe Verde. No, ma mi hai tradito. Mi hai mentito. Tu mi hai detto di ricastare l'incantesimo, pezzo di merda. Ho detto rilasciare, ho fatto il coglione io. Ti spacco, Nai. Ti spacco. Guarda, vai a piangere nel tuo dormitorio schifoso. Hardcore, eh? Ecco qui. Va bene. Faccio. Farò 100 punti e piangerai. Oh! Ma che cazzo fa questa? Sì! Ah, posso buttargliela giù? Ottimo. Accio. Ben fatto. Guarda questa. Bene, maestro dell'incantesimo. Posso uccidere in un combattimento mortale? Guarda qui. Perché il suo è molto più tranquillo del mio? Ragazzi, ma i programmatori non si sono degnati di darmi neanche un po' di
di pietà. Neanche un po' di pietà. Tazzo. Ma quanto è forte! Fermati! Perché il mio accio è a forza G9? Non ci credo che la fa. Ok. Ragazzi, sono un fast learner comunque, eh. Piuttosto notevole. Ma Mosuki, guarda. Sì! Tazzo! Punteggio perfetto. Ok. Lo so, grazie. Bella partita. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Non credo di avertelo chiesto. Ovviamente puoi usare accio anche sugli umani. Ok, allora. Harry Potter, accio doujinshi. Il professor Ronan mi ricorda mio nonno. Un pozzo di saggezza, ma un po' pazzerello. Gian? Ciao, Goober! Ehi, Gian! Gian! Come curo, Lily ha fatto la stessa cosa. Raga, Gian! È lui! È Gian! Gian Andrea? Gian Andrea? Gian? Gian! Gian, ci vedi bene? L'hummus! Com'è? Si vede benissimo? Gian! Mia figlia! Samantha Dale! Non vedevo l'ora di conoscerti. Te la cavi con incantesimi. Sarà troppo difficile. Ti ringrazio, ma non l'ho trovato poi così difficile. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità. Bene, hai sentito cosa ho detto? Che finisca i compiti. Sei stato veramente bravo a fare questa complessa lezione di accio. Ah, per me è stata un po' una mezza cagata. Guarda, è bellissimo che tu sia così umile, però stai attento. No! Ah. Accio! Non ti credo. Dammi immediatamente il gatto in braccio. Dammi il gatto in braccio! Dove sei? Stupefaccio! Stupefaccio! È il tuo meglio? Bombarda! Occhio! Levioso! Professore Sagat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Levioso! Levioso! Ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e Proteggo. Potete iniziare. Figo. Quando vuoi. Levioso. Suca. Lo so. Proteggo. Suca. Levioso. Scusate, non devo essere competitivo. Oh! Carina che puoi buttarlo fuori. Scusate. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Bravo, bravo Maiku, bravo Maiku. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Sei stufata subito. Non sono un amante dei duelli. Preferisco pratiche più amichevoli. Perdente. Bellissime queste cosine, carine. Scusa. Cavallo più 4. Ma è letteralmente matematica. Scusate se per caso faccio sta stronzata. Proteggo. Oddio, ho sbagliato. No, eh. È ovvio che il punto interrogativo è un 2. Cioè, fin qua ci arriviamo tutti, no? Cioè, quello che ci chiedono non è il 2, ma il doppio punto interrogativo. Che potrebbe essere 4, però. Perché 4 più 4 più 4 fa 12, capito? Ma non ce l'ho il cavallo qui! Non ho il cavallo! Come gazzata! Ragazzi, c'ho... Spostati. Ti ho detto spostati. Ah, trovato! No. Allora, quanti numeri può avere il cavallo? I simboli sono specchiati. No? Ci sono? Io ho provato a pensare che fosse 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ma chi mi dice che non è il contrario? È una cosa molto occidentale la mia. Come, vabbè, Hogwarts è occidentale. Ma...
tipo sarebbe questo, oppure 0 1 2. Non sto, sì, ma io qua sto cambiando le regole a mio piacimento. 0 1 2, ragazzi, sto facendo una cosa che mi sento un idiota, ma quindi se questo fosse 1 e questo 4, questo sarebbe 7. Sto aspettando le 100 sub in regalo.